in vino, bentrovati, bentrovati, siamo qui con Filippo Ciao. Murioli, eccoci qua. Allora, oggi vi presentiamo un vino meraviglioso, Bianco T, il suo nome, un vino del 2012, Tramin è la cantina, momento del piacere di vino, un vino del Trentino. Filo, passiamo alla degustazione. Sì, ok, com'è questo buon vino? Molto bene. Allora, il giallo di questo vino bianco è un giallo verdolino, abbiamo del vino bianco, abbiamo del Sauvignon, quindi sono tipici vitini che hanno un colore anche verdolino. È consistente, non tantissimo, sì. Perché prima è abbastanza consistente, ha un colore super limpido. Limpido. Pauroso sì. Alla vista. Sì, passiamo al naso. Certo. Beh, direi intenso e complesso, di qualità fine, un vino floreale con dei sentori di fiore d'acacia, senti anche un po' di fiori d'arancio. Fiori d'arancio, sì, un bellissimo vino, e delle note erbacee. Com'è che si chiama quella nota tipica del Sauvignon? Beh, sarebbe la pipì del gatto o il bosso. Bosso, tecnicamente bosso, una volta si diceva pipì di gatto. Molto bene, passiamo alla degustazione. Secco, 12 gradi e mezzo ricordiamo per questo vino. Molto sapido, il Sauvignon si sente molto molto interessante e sul fondo. La freschezza e l'agrume si ritrova in questo vino perché è veramente importante questa cosa. E l'agrume, il lime in particolar modo, ti dà questa rotondità in bocca che è molto molto piacevole. Buonissimo vino. Beh, direi un vino da servire a 8 gradi come temperatura di servizio e direi che come abbinamento aperitivo, un ottimo spaghetto allo scoglio e cosa potremmo aggiungere? Un po' di sushi. Sushi. Amici di Made in Vino, cin! Ciao! Qui siamo stati top.